Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Motors to You, come sempre il lunedì alle 19.05 su Sport, OA Plus, Sport to You, canale YouTube, insomma, ci trovate veramente dappertutto e direi che per questa puntata meglio subito entrare nel vivo degli argomenti perché siamo reduci dal bellissimo weekend del Campionato d'Italia della MotoGP, si è corso al Mugello e per i colori italiani diciamo che sono arrivati ottimi risultati, per cui meglio non perdere tempo e andare subito nel vivo della puntata. Io sono Alessandro Passanti, come sempre non sarò da solo, come il mio fedele compagno di viaggio Gian Domenico Tiseo. Ciao Gian Domenico. Ciao e buonasera a tutti. Buonasera a te Gian Domenico, e come ogni puntata che si rispetti ci vuole un ospite di riguardo e ci siamo nuovamente viziati perché è tornato a farci visita Mauro Sanchini, commentatore tecnico di Sky Sport, che ieri assieme a Guido Meda ci ha raccontato un bellissimo Gran Premio. Ciao Mauro, grazie di essere di nuovo qui ciao, con ciao. Noi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Mauro, ti metteremo un po' sotto torchio perché come sempre la MotoGP ci regala spunti Mi a pioggia. Sono preparato. Direi di partire. Benissimo, benissimo, non lo metto in dubbio. Direi di partire veramente a monte. Intanto un weekend del Mugello che mi sembra si possa nuovamente chiamare weekend del Mugello perché ho visto finalmente tanto pubblico, tanto calore, perché negli ultimi anni mi sembrava che da questo punto di vista mancasse un po'. Invece ieri c'è stata veramente un'esplosione di pubblico e poi il risultato con la doppietta italiana di sicuro aiutato nei festeggiamenti, comunque incoraggiante da questo punto di vista, mi verrebbe da dire. Guarda, io direi che il primo vincitore effettivamente di tutto questo bellissimo weekend è proprio il Mugello e soprattutto il suo pubblico, perché come hai detto bene, noi abbiamo avuto dei periodi molto difficili e si è usciti contemporaneamente dalla situazione Covid anche con l'uscita di Valentino Rossi. C'è stato un cambio importante e entrambe le cose insieme hanno fatto sì che insomma l'anno dopo fosse un Mugello spoglio, brutto, triste, ecco. Poi piano piano la gente è tornata a muoversi, diciamo, nella normalità come prima. Nello stesso tempo Pecco Bagnaia si è guadagnato, ha impiegato forse più di tempo rispetto a Valentino Rossi, cioè a prendersi fuori dei tifosi, che poi è arrivato. E sinceramente vedere venerdì, ma soprattutto sabato e domenica, tutto quel pubblico, le tende nel prato, far la fila per entrare, è la prima volta che mi piace far la fila per entrare in circuito, e la scena che mi ha emozionato di più, quando sabato nella gara sprint, siccome non si mette l'inno nazionale perché non è una gara ufficiale dal punto di vista dell'Albo d'Oro, e caspita, si sono messi a cantarla dalla tribuna, per me guarda, ancora da pelle d'oca, cioè vedere tutta la tribuna piena che insieme a Pecco cantava l'inno di Mameli è stata una scena spettacolare. Eh sì, e poi come hai detto le due vittorie di Bagnaia hanno sicuramente messo il condimento giusto a questo weekend. Mi verrebbe da dire, Mauro, poi cedo la parola a Gian Domenico, la caduta del sabato del Montmeló potrebbe essere stata veramente lo spartiacque della stagione di Bagnaia, perché da quel momento in avanti non ha più fatto prigionieri, tre vittorie consecutive e soprattutto al Mugello doppietta come l'anno scorso, mai in discussione, subito al comando nonostante il quinto posto nella griglia di ieri. Mi sembra che la risposta sia arrivata bella pesante da parte di Pecco, perché quella caduta poteva essere pesantissima, secondo me. Stava per vincere la sprint race del Montmeló, in curva 5 va a cadere, invece da lì, per l'ennesima volta, Pecco mi sembra che abbia imboccato la strada giusta. Ma guarda, questa è proprio la domanda che io ho fatto ieri a Pecco, una considerazione domanda che ho fatto a Pecco nel dopogara, cioè... E la velocità non si mette in discussione, uno che ha vinto tre mondiali non puoi discutere che non vada forte, sennò saremmo qua a dire delle barzellette, ecco. Però sul punto di vista caratteriale uno può essere sempre messo in discussione. Effettivamente l'errore di Barcellona dopo una gara sprint perfetta, perché se ci ripensiamo ha fatto una gara sprint incredibile, gestita proprio nei migliori dei modi, cadere all'ultimo giro quando sei primo può incrinare tante cose. Quando poi hai un Martin che comunque è solido, quando hai un Marquez che è ritornato a essere Marquez, quando
commetti un errore che non devi commettere, perché ormai sai che il risultato è riportato, ripeto, può mettere in discussione tante cose all'interno della testa di un pilota. E lui ha reagito, come dici te, vincendo tre gare, cioè, ma non solo, vincendo tre gare, volendole vincere, e quella lunga di ieri ha dimostrato che la voleva vincere a tutti i costi, perché curva 1 e curva 2 ha fatto tutto quello che serve per vincerla. Non so se hai visto la moviola che ho fatto vedere, quando è entrato in curva 2 aveva la moto davanti scomposta, e sollevata da terra, comunque l'ha messa dentro e ha fatto quello che serviva per farlo. Poi ripeto, non credo che gli errori saranno finiti, ma né per lui, né per Marquez, né per Martin, perché andando a questo livello, considera che la gara è stata 20 secondi, 25 secondi più veloce dello scorso anno forse, andando a quel ritmo, girando così tanto al massimo, è impossibile non commettere un errore con due gare a weekend. Quindi ne avremo degli altri, però Pecco in tutto, nella sua storia, ci ha fatto vedere che si è sempre rialzato, perché era successo a Motegi, se ricordi, quando inseguiva Quartararo ed è caduto. Mi sembrava, diciamo, una caduta pesante per il mondiale, ha vinto il mondiale, cioè ha replicato con la vittoria poi dopo in Malesia, cioè si è sempre rialzato dagli errori, e dagli errori cerca sempre di imparare, come ha fatto dal Montmeló, da Barcellona, per cui dal Montmeló, e sta dimostrando un carattere importante, e io credo con un livello importante, perché caspita, come stanno guidando, fanno paura. Sì, credo che veramente sia, cioè, in questo weekend non abbiano tirato i remi in barca nemmeno per un giro tra sprint race e gara lunga, hanno spinto sempre come dei pazzi. Cedo la parola a Gian Domenico, lancio pure il prossimo argomento. Allora, io volevo un po' approfondire il discorso Bagnaia, no Mauro, perché spesso ne parliamo, e almeno noto questo, si fa un gran parlare della qualità della GP24, della Ducati, che è un punto di riferimento ormai da diverso tempo, però almeno per quanto mi riguarda noto che si va un po' a sottovalutare il valore del pilota, cioè nel senso che di Bagnaia si parla sempre un po' troppo poco. Tu citavi quello che chiaramente è successo ieri, ma se vogliamo è anche in continuità con quello che abbiamo visto Jerez quando fa quel primo giro, o con quel sorpasso all'esterno tornantino, che fatte le debite promozioni, appassionato sottoscritto, ha ricordato un po' quello che fece Kamich Vance a Donington prima del famoso tornantino sul circuito britannico. Per cui, come mai secondo te c'è questa sorta di ritrosia nel riconoscere i meriti di Bagnaia? Perché siamo viziati da Valentino Rossi, dalle sue imprese, oppure c'è qualcos'altro secondo te? Ma allora, questa è una bella domanda ed è molto difficile rispondere. Innanzitutto io dividerei chi tende a non parlare o a sottovalutare Pecco nei confronti di quello che sta facendo. Noi addetti ai lavori valutiamo Pecco perché sappiamo benissimo cosa sta facendo, lo sappiamo da anni. Chi tende a sottovalutarlo da fuori, purtroppo, o da una parte è un tifo che volge più da un'altra parte, quindi dà sempre il merito alla moto, ma questo è successo in passato anche con tanti altri campioni. Quando io mi ricordo quando si diceva Reni batte Schwartz perché c'ha Yamaha, se no non lo batterebbe, no, già andiamo in una fase molto lontana del motociclismo. Mi ricordo di Valentino Rossi che si diceva che aveva delle gomme speciali o una moto che era una Yamaha diversa da tutte le altre. Qualcuno ha detto anche Marquez che aveva una Honda che si rialzava da sola, che non cadeva mai, che aveva un sistema al plutonio interno, faccio per dire, proprio per estremizzare i concetti. Probabilmente c'è anche da dire un altro aspetto. Il pubblico era abituato all'esuberanza di Valentino Rossi, che comunque è un personaggio differente. Secondo me è anche figlio di una società diversa, di un'epoca diversa. Noi siamo nati con i motorini, non c'erano i social. Diciamo la verità, ci era perdonato tutto, perché io continuo a ripetere, una delle battute più belle di Marco Simoncelli fu quella a Barberà, quando dissero, no, perché Barberà si è arrabbiato perché dice che tu hai allargato le gambe. E il seguito lo sapete qual è, che adesso è meglio non tirarla fuori. Sì, sì. Che era una battuta bellissima. Se Pecco Bagnaia facesse una battuta così oggi, finirebbe su tutti i giornali, ma attaccato da tutte le lobby che ci sono. Quindi questi ragazzi purtroppo si devono anche contenere molto di più, aggiungendo che il carattere di Valentino Rossi è un carattere, ripeto, più romagnolo, più esuberante. Pecco è un ragazzo invece molto più timido,
più leggermente introverso magari col pubblico, più torinese, e più signorile, vogliamo usare questo termine. Quindi è ovvio che appare di meno e quindi la gente tende a sottovalutarlo. Ma questo, quando ha vinto il Mondiale Moto2, andava forte. Ha vinto il Rookie of the Year il primo anno che arrivò in Moto2, vincendo dei Gran Premi, e l'anno dopo l'ha dominato. Ma la Moto2 nessuno se ne accorge, perché non è più la 2.5 di una volta, dove i Biaggi, Valentino, Capirossi diventavano già famosi, o addirittura la 125. Moto3 e Moto2 sono dei campionati che purtroppo vengono, sia dall'organizzatore che anche un po' all'esterno, lasciati da una parte, un po' snobbati. Per cui quando il pilota arriva in MotoGP, non tutti sanno chi è e o cosa sa fare. Si è sentito di Acosta perché in 3 anni ha fatto tutto. Ecco, è stato un fulmine, quello è vero. E, però, ecco, a volte potrebbe apparire un po' di meno. In realtà, se noi guardiamo la guida di Pecco, come dici te, Arias ha fatto dei capolavori, ma io me ne ricordo anche dell'anno passato, dell'anno prima ancora. Cioè, caspita, gara in fuga da Marc Márquez a Misano che poi cadde. Ok, ci sta. Uno può cadere, voglio dire, per tirare sempre come... Ma faceva fatica a prenderlo Márquez, quindi non è che stai scappando a Mauro Sanchini, capito? Stai scappando a un 8 volte campione del mondo. Per cui purtroppo bisogna... Non lo so, io credo che adesso, ripeto, come ti ho detto prima, probabilmente ha impiegato più tempo, troppo tempo, per prendere il cuore dagli appassionati. Però io ieri al Mugello ho visto tanto cuore per Pecco Bagnaia, tanto tifo, e probabilmente una volta che lo conquista e non lo perde più, perché comunque alla fine anche la gara che ha fatto ieri è stata divertente, simpatica. Cioè, in realtà, se li lasciamo liberi questi ragazzi, sono anche molto divertenti. Ripeto, la società è cambiata, le mode sono cambiate, ma tante cose non si possono neanche più fare. Per cui cioè anche un comico che va in televisione non può più fare le battute di prima, per cui deve stare molto più frenato. E così succede ai piloti. Ma secondo me il valore è innegabile. Ripeto, quello che ha fatto ieri, secondo me, ha preso tanto nel cuore delle persone. Eh sì, decisamente. E poi, a proposito di prendere il cuore delle persone, abbiamo parlato un po' di sorpassi, vogliamo parlare un attimo di quello che ha fatto Enea Bastianini ieri alla Vulcine, all'ultimo giro su Jorge Martin? Perché, Mauro, io mi sono trovato nelle stesse condizioni del famoso sorpasso di Valentino su Jorge Lorenzo al Montmeló, nel senso, vabbè, ma è impossibile, qui non ce la può fare. Ho visto che si è buttata all'interno di Jorge Martin, ho detto, vabbè, adesso sbaglia la traiettoria, Martin invece ce l'ha fatta. Cioè, non lo so, ha fatto un sorpasso veramente incredibile. Guarda, per parlare di Enea Bastianini mi ricollego un attimo, scusatemi se vi rubo del tempo, al discorso che abbiamo appena chiuso. Prego, sempre al solito discorso che a volte si tende a sottovalutare quello che stanno facendo i ragazzi giovani, anche per altri due motivi. Il primo è che c'è una parte che inizia a essere anziana e non valuta mai i giovani, e purtroppo capisco che a volte non è semplice, però quelli, quella volta quelli che facevano loro... è diverso da quello che fanno questi. No, è diverso perché le moto sono diverse, ma credetemi, stare a 360 all'ora prima della San Donato tutti i giri e non sbagliarla mai, caspita, devi essere un atleta e un talento incredibile per farlo. Quelli del passato facevano le cose, questi ne fanno altre, ma il valore è sempre alto, se no lì davanti non ci stai. Ma ci sono persone che era meglio prima, era meglio quando si stava peggio, no? Questa cosa che purtroppo negli anni invece bisognerebbe riuscire a cambiarla e capire i giovani e capire cosa stanno facendo. Poi dopo, vabbè, c'è l'altra parte, lasciamola perdere, sono quelli sempre che probabilmente soffrono quando vedono degli italiani che riescono a fare delle cose belle e in qualche maniera, non so perché, devono buttarsi da un'altra parte e sono sempre contro di tutto, e allora ci sta. Lì non possiamo farci niente perché è una battaglia persa in partenza. Detto questo, ieri Enea Bastianini, allora, Pecco Bagnaia ci ha regalato il capolavoro di Erez. Io non credo di aver mai visto nessuno all'esterno passare 3 piloti alla 6, la staccata dalla 6, perché non mi è mai successo. Enea Bastianini ieri ha passato Marc Márquez, è vero, tutti, perché c'ha la 23, ma la 23 ha vinto il mondiale a novembre, non è che sia un cesso. La 23 magari sarà un filino meno competitiva della 24, ma se mi permetti che te mi dici un 8 volte campione del mondo fa una gran differenza su tutti, vuol dire che la porta al livello della 24, se no non parliamo di talento smisurato, e io sono convinto che, cioè lo so che Márquez ha un talento smisurato, l'abbiamo visto,
Ma ha passato Marquez all'uscita dall'Arrabbiata 2 nello scollino per la Scarperia, che è un altro posto che io con la MotoGP non credo di aver mai visto un sorpasso del genere. L'ha preparato benissimo, ha rischiato molto nell'andamento dell'Arrabbiata 2, ha rischiato nella staccata che ha fatto ed è stato proprio bravo, perché si è messo nel punto giusto che non ha dato possibilità di replica a uno come Marquez, che non so, tanta gente, cioè non c'è tanta gente che è riuscito a impedire una controrisposta a Marquez. E a Martin è arrivato come un rasoio. È vero che Martin magari non era preparatissimo, probabilmente era anche un po' corto di anteriore, ma è entrato come un rasoio con una linea interna che non si è accorto di niente, cioè l'ha passato come fosse una fettina di burro, ecco. Dei sorpassi così, se l'avessero fatto nomi passati, avrebbero gridato al miracolo. Secondo me è giusto, perché quando sono dei sorpassi così è un miracolo, ma facciamolo anche per questi ragazzi, no? Poi dopo, Enea probabilmente ha un difetto, io credo, ieri gliel'ho sottolineato, lo sa anche lui. Forse delle volte dovrebbe credere di più a quello che in realtà sa fare, perché ieri c'è stata una parte di gara che Enea si è addormentato, era lì un po' in bambola, quando l'ha passato Marquez gli ha dato un ceffone, ha capito cosa sta succedendo, siamo in gara, ok, adesso mi metto giù, in due giri devo prendere Marquez e Martin. E io sono convinto che se Enea ieri si fosse svegliato prima, sarebbe arrivato probabilmente in scia a Pecco Bagnaia, probabilmente, perché mi sembrava che i giri che ha fatto alla fine fossero, caspita, se non ricordo male, ha fatto 46-2 l'ultimo giro, e siamo quasi, voglio dire, a dei livelli, no? Per cui, ecco, Enea deve magari sistemarsi, fa un po' più fatica a trovare il setup, ma deve anche probabilmente arrivare al Gran Premio più convinto di quello che ha tra le mani, perché Enea c'ha un grande talento tra le mani, ce l'ha dimostrato. Io invece sono convintissimo di cedere la parola a Gian Domenico Tiseo. Vai Gian Domenico. Okay. Sì, io volevo approfondire un po' il tema su Enea, perché anche lui se ne parla poco, un po' per i tanti problemi fisici che ha avuto l'anno scorso, per un inizio di stagione difficile quest'anno, anche probabilmente per le voci di mercato che non sono, Mauro, neanche facilissime da gestire, immagino, dai piloti, perché quando ci sono appunto tre centauri di quel livello che si contendono praticamente il posto di compagno di scuola di Bagnaia nel team ufficiale Ducati, anche mentalmente io credo che qualche cosa un po', cioè non è facilissimo proprio da gestire, e forse questo porta anche ad aumentare, ecco, il livello di tensione quando si presenta in gara. Ecco, che futuro prevedi? Ovviamente non hai trasferito di cristallo, però sulla base della tua esperienza, il futuro di Bastianini come lo vedi in MotoGP, rispetto comunque alle qualità che sono indubbie, però come dicevi tu c'è bisogno anche di avere una prestazione costante e continua, come comunque lui ha dimostrato quando correva con il team Gresini. Allora, purtroppo hai ragione, la società ultimamente è diventata tutta frenetica, tutta di corsa. Una volta facevi un articolo, stava su una bella settimana, adesso fai una storia, sta su 24 ore e dopodiché è bruciato, anche l'articolo, che in realtà non dura neanche 24 ore perché l'interesse dura le prime due ore, poi ciao, no? Tutto passa già a un'altra cosa. E la stessa cosa vale per i contratti della MotoGP. Te firmi un contratto di 2 anni, già, a parte che una volta già si parlava di 3 o 4, no? Adesso sono a blocchi di 2, ma non è 2 anni il tuo contratto, è il primo anno libero e il primo mese del secondo anno è già in discussione, no? Perché te già arrivi a gennaio della fine del primo anno di contratto, già si sta riaprendo il mercato, già sei in discussione. In Qatar la prima gara già abbiamo visto da una parte Pecco rinnovare e dall'altra già gli altri essere quasi licenziati alcuni. Caspita, devo fare ancora un anno, magari posso vincere il mondiale, eppure già sei in discussione, eppure già sei lì. Diciamo che quest'anno l'accelerante gliel'ha messo anche Marquez, perché con quello che ha combinato tra andare via in Honda, venire da Gresini, entrare in Ducati, ha messo l'acceleratore su questa cosa qua, e dall'inizio dell'anno già non c'era più respiro. Quindi l'anno scorso, anno sfortunatissimo per Enea, risultati pochi, a parte quel singolo evento. Quest'anno è partito, come è partito già era praticamente con i piedi sul braciere, ma pensate che con i piedi sul braciere c'è Martin che è in testa al mondiale, e questo è assurdo se andiamo a pensare a una logica. Martin, che è quello che ha vinto tantissimo, che addirittura era arrivato a 40 punti di vantaggio sul secondo,
è sul braciere, non si sa che fine farà, e per cui è diventato un mercato veramente molto molto frenetico, pazzo, strano, e ripeto, il discorso di marketing in mezzo ha messo giù un po' di diluente sparso qua e là, che dove trova una fiammella si incendia, perché poi dopo c'è quello. Cosa sarà il futuro di Enea? Beh, a parte che secondo me, se lui comincia a fare gare come quella di ieri, ma a parte che non ne ha bisogno, ma se comincia a fare gare come quelle di ieri, sicuramente è un futuro roseo, perché una casa ufficiale, uno come Enea se lo prende. Ma io credo che tutto il mercato, a parte Pecco Bagnaia che è già sistemato e Pietro Acosta che è già a posto, e tutto il mercato dipende dalla punta di questo albero, di questo pino che c'è Marc Márquez. Quindi a seconda di quello che farà Márquez, in base alle decisioni che prenderanno, tutto il resto del castello andrà a sistemarsi una volta che è partito quello. Perché aggiungo, Márquez dovesse trovare posto, come io credo sinceramente, in Ducati Rossa, a quel punto dovranno deviare gli altri, chi da Aprilia, chi da KTM, insomma muoversi diversamente. C'è Yamaha che sta cercando un secondo team e probabilmente se Márquez va in rosso potrebbe succedere che una Pramac possa andare in Yamaha e quindi cercare dei piloti lì. E se invece Márquez dovesse andare in KTM, io credo che una parte di giovani la Ducati riesca a tenersela. Vediamo, diciamo che sì, come hai detto giustamente, il mercato piloti bolle ormai da tempo, quindi secondo te Marc Márquez sarà lui il vicino di box di Pecco Bagnaia? Perché nei giorni scorsi la Gazzetta ha lanciato l'indiscrezione che Jorge Martin avesse già fatto tutto con il team ufficiale, e nel caso veramente andasse Márquez nel Team Factory, cosa ti aspetti da Jorge Martin a quel punto? Allora, qui andiamo per supposizioni ovviamente, perché la verità la certo. Sa Marc Márquez dall'Ignea e Domenicali, noi no. Però per supposizioni, per ragionamenti logici che io mi faccio, per me Márquez andrà in rosso. Andrà in rosso per il semplice motivo che Ducati ha avuto l'onore, perché è un onore per una casa e per un ingegnere, che un pilota 8 volte campione del mondo abbia stracciato il contratto con la casa più importante di sempre della storia del motociclismo, la Honda, per andare su una Ducati privata, no? Perlomeno non dell'ultima generazione. Cioè, te lasci la Honda per approdare in Ducati, te lì dai uno smacco alla casa più importante del mondo in una maniera importante, e prendi un 8 volte campione del mondo, quindi non è che hai preso uno che va piano, hai preso il più forte pilota probabilmente dell'epoca finale fino adesso, e lo rigeneri, e poi cosa fai? L'anno dopo lo lasci andare in KTM, ce l'hai dentro in casa e te lo mandi via, un pilota che ha puntato tutta la sua carriera, la sua vita a rincorrere Valentino Rossi, dove il suo obiettivo, ha rinunciato anche dei soldi perché vuole arrivare a 9 o addirittura a 10 per passare Valentino, tanto sappiamo benissimo qual è la sfida che Márquez si era messo in testa da ragazzino, no? Si era visto anche nei sorpassi che ha emulato, ha fatto un sorpasso a Valentino al cavatappi che era del tutto inutile perché girava un secondo più forte, e no? Era tutto una situazione che però ha voluto emulare quella cosa lì, cioè ha sempre cercato di battere Valentino. Se lui lo fa con Ducati, secondo voi la gente si ricorderà di Marc Márquez che uguaglia Valentino con Ducati, o dei mondiali della Honda che non si ricorderà più nessuno? Quindi se fossi in Ducati io non lo manderei da un'altra parte, non so voi. In quel caso Jorge Martin dove pensi potrebbe andare? dove potrebbe andare? Potrebbe andare in Aprilia. L'Aprilia sta facendo di tutto anche per puntare addirittura Márquez. Martin in Aprilia potrebbe essere un grande elemento, oppure potrebbe andare in KTM, forse potrebbe andarci più Enea Bastianini in KTM, Martin magari in Aprilia, si sistemerebbero altre squadre, ecco, altri piloti.
sinceramente non credo che Martin rimanga al team Pramac se dovesse andare Marquez in rosso, non credo che accetterà questo. È tutto da valutare, da vedere, però ripeto, magari invece domani arriva Red Bull e KTM fanno un'offerta che Marquez non può rinunciare, Ducati, perché qui bisogna capire una cosa, Ducati, allora, quando hanno chiuso con Dovizioso loro hanno detto: da oggi noi prendiamo la filosofia dei giovani, prendiamo solo piloti giovani, li cresciamo con la nostra mentalità e con l'utilizzo della nostra moto e ne creiamo dei campioni. E così hanno fatto e hanno visto giusto, perché da linea ha tirato fuori dei campioni e piloti che sanno guidare bene quella moto lì. Se sconfessano un pelo questa filosofia, si prendono Marquez, che non è più un giovane, e però puntano a un altro, diciamo, a un'altra cosa d'elite, che è quella che parlavo prima, quella dei mondiali di Marquez. E perdi due giovani, perché mandi via nello stesso tempo Bastianini e Martini. Se invece decidono con coraggio, ma ci vuole tanto coraggio, perché se la Ducati dovesse fare una mossa del genere ci vuole veramente tanto coraggio, di continuare sui giovani, salvano Martin, salvano Bastianini, hanno Bezzecchi, hanno tanti altri pilotini giovani da tirar su, e non dimentichiamo che è stato tirato fuori Morbidelli, di Gian Antonio, cioè ci sono. Però devi avere il coraggio di dire: mi dispiace Marquez, ma per te il posto non c'è, prova ad andare a vincere il tuo nono mondiale con qualcun altro. E a quel punto Red Bull e KTM faranno un team importante con Acosta e Marquez, e dove ci sarà tanta sostanza e tanta immagine, ma per far questo la Ducati, io ripeto, ammetto che secondo me ci vuole tanto coraggio, lo so. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mauro, io vai, volevo un po'... Sì, scusami, mi sono un attimo. Ho preso un po' troppo. Ho preso la scia e ho fatto la staccata. Ma ha tirato la staccata. Ma tirato esatto. La okay. Allora, volevo un po' parlare di Jorge Martin. Esatto. Volevo un po' parlare di Jorge Martin e Mauro, perché di fatto resta lui leader mondiale anche dopo l'appuntamento del Mugello, anche se il suo vantaggio è più risicato di 18 lunghezze nei confronti di Pecco Bagnaia. È un Martin che sta anche, diciamo, non facendo i ragionieri, ci mancherebbe, però che ha una visione un po' meno esplosiva sulla base anche di quello che ha passato nell'ultimo periodo. Lo vedi più cresciuto, più maturato rispetto a come era magari nel 2023? Sì, assolutamente sì. È un Martin che è forte, forte con la messa a punto, forte con la guida, forte. L'abbiamo visto in tanti frangenti, tipo Le Mans, ha aspettato il momento giusto e poi quando ha deciso che andava vinta la gara l'ha vinta. Cioè Martin, che anche l'anno scorso era velocissimo, e quest'anno con un anno in più, con l'esperienza, si è anche irrobustito come spalle per reggere quello che sta facendo. È un Martin che aveva capito che quando non si può, non si può, e si riporta quello che c'è, che però è stato minato, secondo me, e ripeto, il discorso che hai detto bene, comunque, nonostante noi negli occhi avessimo, cioè abbiamo negli occhi quella cosa magnifica del Mugello, ma lui è venuto via che ancora primo nel Mondiale ed è sul braciere, quindi questo è veramente assurdo, però è un Martin che è stato minato con le frasi di Marquez di giovedì, inutile, cioè lui ci ha detto di no, ci ha detto forse, però quando lui era convinto che in Ducati tutto stesse andando dalla sua parte, e Marquez le cose a caso non le fa, perché non le fa, non le ha mai fatte, perché i grandi campioni sono sempre molto intelligenti, quando giovedì Marquez ha fatto la sua uscita dicendo no, per me Pramac non è un'opzione, quindi io ho rosso niente, e lì la terra sotto Martin si è mossa, e quella terra si è mossa fino ad arrivare a sabato alla gara sprint, perché la caduta di sabato è vero che aveva dei problemi all'anteriore, è vero che aveva del sottosterzo, ma il Martin di Barcellona probabilmente avrebbe finito terzo, non sarebbe caduto. Il Martin dopo le dichiarazioni di giovedì, secondo me, questa è proprio un'opinione personale, si è sentito vulnerabile ed è andato in terra. Poi va detto che è stato bravissimo invece domenica a replicare, perché si è messo lì, si è distratto alla fine e Bastianini ha fatto un capolavoro, però si è rimesso lì in lotta per il podio e ha fatto il possibile, quindi domenica si è ripreso.
ma sabato la terra sotto i piedi Valentino era un po' molle, ecco, secondo me. Eh sì, diciamo che la descrizione ci sta tutta. Chi invece, visto che si parla di problemi, chi ha un problema secondo me abbastanza importante è Pedro Acosta, che ha chiuso un fine settimana con terzo posto nella sprint race, quinto in gara, e ormai viene da dire, ma sì, dai, fine settimana sufficiente. Cioè, ricordiamoci che è un rookie classe 2004 che ci sta abituando fin troppo bene. Questo ragazzo sta veramente rendendo normale quello che non dovrebbe essere normale, perché veramente un weekend simile, se non l'avessimo conosciuto, sarebbe stato da festeggiare ampiamente, ormai passa così in secondo piano, invece secondo me sta facendo qualcosa di incredibile. Allora, il problema in realtà ce l'hanno più i suoi compagni di squadra Binder e Miller ad avere Acosta con la stessa moto, perché no. Te hai ragione. Decisamente. Ormai noi lo consideriamo uno dei fantastici quattro lì davanti, e fa delle cose incredibili, ha un atteggiamento che effettivamente non pensi neanche che sia il primo anno, e guida in maniera divina, e ieri secondo me, analizzando tutto, ha fatto un miracolo, perché ha fatto la prima parte di gara in coda al gruppo di testa, poi piano piano ha dovuto perdere. Il problema è che si è fatto quinto a, se non ricordo male, a 7 secondi, vado a memoria, Binder, che è il primo delle altre KTM, ne ha presi 15, cioè praticamente ha preso il doppio, sì, del, sì, distacco che ha preso lui dai primi, e non è poco, no, voglio dire. Quindi anche ieri sicuramente Acosta ha fatto un miracolo, però probabilmente in quel tracciato lì KTM di più non gli poteva offrire per la gara lunga, c'è poco da dire, e lui l'ha sfruttata pieno. Ecco, questo mi verrebbe, con questa cosa mi verrebbe da dire che a me piacerebbe, da un lato, se Marquez andasse in KTM, perché un team Marquez e Acosta insieme sarebbe un dream team da vedere. Non gli renderebbe la vita facile, sì, ma neanche Acosta gliela renderebbe facile a Marquez, credimi. E sarebbe, no, un bel duello da vedere all'interno di un team del genere. E sarebbe il nuovo contro il presente passato, no? Voglio dire, che è Marquez, quindi sarebbe interessante come sfida tra loro due. E io credo che Acosta ci stia dimostrando che KTM non è all'altezza in tutte le piste di Ducati, in alcune magari è meglio, in alcune è uguale, ma in altre no, e per vincere i mondiali bisogna essere sempre invece là davanti. E forse due piloti dello spessore di Acosta e di Marquez potrebbero fare la differenza in una squadra che vuol vincere, perché senza voler togliere mai niente a nessuno e far paragoni, però il valore di Acosta e di Marquez è superiore a quello di Binder e Miller, e una casa ha bisogno di quella cosa lì. E su questo, sì. Quindi lì solo Santa non ci piove, non so se può fare pubblicità qui, però solo Santa Red Bull può pensarci a fare un'operazione del genere, e credo che nel caso abbia tutte le potenzialità per farlo. Prego Gian Domenico, facciamo l'ultimo giro e poi liberiamo Mauro. Sì, io volevo sapere, anche sulla base dell'esperienza passata da pilota, Mauro, il percorso di Fabio Quartararo, che io non so giudicarlo, anche rispetto alle scelte che lui ha fatto, per carità legittime, perché comunque solo lui sa esattamente cosa vuole dal proprio futuro. Però io non riesco a spiegarmi questa scelta di proseguire con Yamaha, che comunque è una strada lastricata di prove complicatissime. Non si sa se Yamaha riuscirà a tornare a proprio livello, d'accordo? Sappiamo delle concessioni, di qualcosa che sicuramente potranno giovare, parlando anche di Honda, però a Honda il problema è ancora più serio, a quanto pare. Però un Fabio Quartararo, che a mio parere è uno dei migliori prospetti del Circus delle Due Ruote, vedere che fa, che lotta per un decimo posto, mi piange quasi il cuore. Tu che idea ti sei fatto rispetto alle tue scelte e anche a quello che potrà fare? Ma allora, io sinceramente sono uno dei pochi che ho condiviso la scelta di Quartararo, e perlomeno è vero che c'è un aspetto economico nella scelta anche di Quartararo, perché comunque Yamaha ha soddisfatto tutte le sue richieste, e quindi uno potrebbe anche pensare, bene, ti prendi un bel mucchio di euro e stai lì e fai quello che puoi fare.
Sì, è vero, però è anche vero un'altra cosa. A fine dell'anno scorso, Quartararo, quale vera realtà poteva avere tra le mani? Perché in Ducati ufficiale non ti prendevano. Le Ducati buone erano comunque già occupate. Vai a fare il pilota satellite di una squadra Ducati, è meglio di una Yamaha ufficiale? Vai a fare il pilota magari in Aprilia? Sì, potrebbe essere. Però per contro la Yamaha ti dice, abbiamo preso Massimo Bartolini che sa come si fa la moto, perché Bartolini dentro Ducati sapeva come si fanno le moto. Abbiamo preso degli ingegneri, stiamo lavorando, dacci fiducia almeno un anno, ti facciamo vedere che il materiale arriva, e di fatti sta arrivando, perché abbiamo visto che comunque sta migliorando la moto. È chiaro che non è che in pochi mesi tu arrivi e vai a battagliarla davanti con le altre, però dei segnali importanti stanno arrivando, abbiamo le concessioni e per fine stagione ti diamo una moto competitiva. Come ti abbiamo portato lì, ti abbiamo fatto diventare campione del mondo, come riconoscenza, come ragionamento, secondo me quello che ha fatto Quartararo ci può stare, anche perché bisogna dire un'altra cosa: se noi tutti quelli bravi li portiamo in Ducati, uccidiamo il mondiale completamente, perché a quel punto tutti gli altri corrono non solo già con un handicap di moto, gli diamo anche un handicap di piloti e facciamo la Coppa Ducati e abbiamo risolto il problema. Quindi è anche importante che la distribuzione dei piloti rimanga equa, perché altrimenti non ritireremo mai più fuori. Questo mi ricordo era un discorso che si faceva in passato per Schwanz, se vi ricordate. Ah, te in Suzuki, ma perché rimani in Suzuki? Vai in una Honda che vince il mondiale, no? E che poi dopo, vabbè, l'ha vinto anche con Suzuki, ma... Però se tutti li mettevamo sulla Honda, a quel punto vediamo il trofeo Honda. Non c'era più quella bella battaglia che c'era, no? Quindi ogni casa si teneva il suo vero campione. Quindi io devo dire che secondo me sono contento che l'abbia fatto. Spero che Yamaha però riesca, come sta facendo, a dargli qualcosa in versione rapida e che gli permette di tornare a starla davanti, quello sì. Certo. Speriamo che il testo di Ennio Mugello abbiano dato quella spinta in più alla Yamaha, che ne ha discreto bisogno. E tra l'altro, se Fabio Quartararo non è nel suo momento migliore, mi verrebbe da dire che anche Marco Bezzecchi purtroppo è ben lontano da quello che ci aveva fatto vedere l'anno scorso. E non lo so, io Mauro mi ero un po' illuso dopo Jerez con quel podio, ho detto magari finalmente ha capito lo stile di guida della nuova moto, magari inizia con qualche gara di ritardo la sua stagione. Invece da quella gara in avanti le cose mi sembrano addirittura peggiorate, nel senso che se prima non andava al 100%, adesso non va al 100%, il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio lo sta distanziando abbastanza nettamente a suon di prestazioni. Non lo so, abbiamo un po' perso Marco o sei ancora fiducioso che possa invertire la rotta? Ma allora, io perso no, perso direi proprio di no, perché se pensi anche Le Mans era veloce, molto veloce, poi ci ha commesso due errori, perché quando tu sai di essere stato con quelli davanti, di aver vinto, di averli anche battuti e poi non li vedi più per un bel pezzo, li vedi solo sulla classifica quando ti fermi a fine gara, questo un pilota lo mette a grande disagio, no? Poi il giorno che ti ci ritrovi insieme vuoi spaccare il mondo, e purtroppo Le Mans sono venuti fuori due errori, ecco. Però Le Mans ci ha dimostrato di avere velocità, quindi quando tu ce l'hai la velocità non è che ti viene come la corrente alternata ad intermittenza, la velocità ce l'hai dentro. Quindi perso ancora no, però effettivamente va detto che, caspita, questa moto non riesce proprio a digerirla, non riesce, non è semplice, perché se vi ricordate l'anno scorso anche Pecco ha tribolato una bella parte del campionato che non riusciva a mettersi sempre a posto, non era tutte le gare, una volta brillava e una volta era un po' sottotono, quindi bisogna lavorarci bene, però sembra che per Beth questa moto sia veramente uno scoglio che faccia fatica a girarci intorno, perché sono più le volte che non rende che ne quelle che rende. Di Giannantonio bisogna dire che anche ieri è vero, adesso noi va detto siamo molto focalizzati davanti, perché se noi abbiamo avuto due mondiali belli, bellissimi, diciamo, quello con Quartararo Pecco, quello con Martin Pecco, che sono terminati all'ultima gara, secondo me quest'anno abbiamo un mondiale meraviglioso.
e là davanti c'è una battaglia che a volte, diciamo, che ci offusca quello che sta succedendo ieri e dietro, però anche ieri di Gian Antonio ha fatto un bel recupero, così l'ha fatto sabato, a velocità, gira forte, quindi di Gian Antonio sta dimostrando di meritarsi un bel posto, perché comunque va forte e sta rendendo più di Bezzecchi. Però credo che sia proprio un differente stile di guida dei due piloti. Uno combacia con quella moto lì, con qualche difficoltà, che quello di Gian Antonio, ma combacia. Quello di Bezzecchi sono su due binari diversi ancora, e là ci sono rimasti paralleli, proprio che non riescono a incrociarsi, ecco. E purtroppo ci tolgono anche un po' di spettacolo, perché il Bezzecchi poi, quando è lì davanti, è uno che è generoso, è uno che ci fa divertire. Eh sì, confermo, seguivo gara e live timing ieri, nella seconda parte di gara di Gian Antonio, avevo un ritmo veramente pari a quello di Pecco Bagnaia, quindi bravo lui. Ultimissima battuta, poi ti lasciamo andare, prossimo appuntamento a fine giugno per un calendario un po' pazzo in Olanda ad Assen. Cosa ti aspetti dall'Università della Moto? Sarà ancora, vabbè, Ducati davanti a tutti, immagino, ma dei tre là davanti, chi potrebbe fare il miglior percorso in Olanda? Allora, l'Olanda, ripartiamo da dove abbiamo lasciato con Bezzecchi. L'Olanda è la cartina tornasole per Marco, è una pista dove è sempre andato forte, dove ha fatto grandissime cose, e se dovesse far fatica anche lì, veramente, allora diventerebbe molto pesante la stagione, perché, cioè, in Olanda Bez va forte, quindi se non gliela fa a venire da fuori là, sarà veramente difficile. Per quanto riguarda invece i primi, è vero, da una parte parliamo sempre di Ducati, perché la Ducati è quella più completa, come abbiamo detto prima, che è quella che dappertutto comunque ha la potenzialità di poter vincere. È anche vero che in questo momento hanno i tre piloti più in forma di tutti, che secondo me, rincorrendosi uno con l'altro, stanno alzando il livello e stanno diventando un po' fuori portata per gli altri, salvo Enea, che ieri è riuscito a mettersi dentro ed è stato bravissimo, perché lui lì ci deve stare. Però fanno un po' la differenza anche sulle altre marche. Per dirti, in Aprilia abbiamo Vignales e Spargaró, che sono molto bravi. Vignales è un grandissimo talento, però un po' più alti e bassi rispetto al rendimento che hanno i tre che si giocano il mondiale adesso. Pecco e Marquez lì sono velocissimi, quindi mi aspetto un testa a testa vero. Martin potrebbe essere o fortissimo o un pochino meno, e secondo me è più da valutare anche in base a quello che succederà, perché da qui ad Assen arriverà una risposta, perché secondo me, se dovesse arrivare una risposta da qui ad Assen, potrebbe essere anche che condiziona molto i piloti che andranno in pista, o per rabbia o per piacere. Sì. Però da qui ad Assen da Ducati qualcosa deve liberare, perché tutte le case cominciano a essere un po' nervose, perché stanno aspettando di muoversi sul mercato, e quindi non credo che si possa andare oltre ad Assen. Per cui per Martin vedremo, però io mi aspetto sicuramente un bel testa a testa tra Marquez e Pecco, perché è la pista dove loro potrebbero mettere una marcia in più. Non ci rimarrà che attendere il Gran Premio d'Olanda del 30 giugno, e vedremo come andranno le cose. Per il momento non mi rimane che ringraziare e salutare Mauro Sanchini. Grazie mille di essere stato con noi, è sempre un immenso piacere. Grazie. Piacere mio, parlare di moto e di piloti è sempre bello, quindi ciao ragazzi. Grazie mille Mauro, grazie mille. Grazie mille Mauro, alla prossima, grazie mille. Bene Gian Domenico, direi che andiamo a imboccare il rettilineo dell'ultimo chilometro e rimaniamo ad Assen. Tu cosa ti aspetti dalla gara olandese? Che ricordo, il calendario del MotoGP di quest'anno è stato fatto così, in una maniera un po' peculiare, dato che si correrà, come detto, nel weekend del 28, 29 e 30 giugno il Gran Premio d'Olanda. Il weekend precedente si doveva correre il Gran Premio del Kazakistan, che è stato rinviato e è stato posticipato al 21-22 settembre in sostituzione del Gran Premio dell'India, saltato a sua volta, come era già capitato per il Gran Premio d'Argentina. Quindi, diciamo così, un puzzle che si va ad aggiornare gara dopo gara, e non solo. Si correrà, come detto, 30 giugno Gran Premio d'Olanda, poi 7 luglio Gran Premio di Germania, e poi pausa estiva, e si tornerà in pista solamente
il 2, 3, 4 agosto a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, quindi sostanzialmente in due mesi vedremo solamente due Gran Premi del Moto Mondiale. Gian Domenico, torniamo ad Assen, tu cosa ti aspetti? Come detto, Ducati ovviamente là davanti a tutti, qualche inserimento? Dimmi tu. Ma bisogna vedere anche il meteo, Ale, perché lì di solito ad Assen il fattore meteorologico è molto importante vista la variabilità di cui la cattedrale del motociclismo è un po' una caratteristica. In questo senso, al di là dei nomi Ducati che sono stati già fatti, con Marc Marquez che secondo me è il favorito principale, specialmente se dovesse esserci questa situazione di variabilità, dalle altre case, non so, potrebbe essere Jack Miller magari che fa il canto del cigno, tra virgolette, con la KTM, visto che lui ad Assen... Questo è da andare veramente a giocare alla SNAI. Sì, sì, questo è proprio da giocare alla SNAI, nel senso che lui, io ricordo che lui spesso in condizioni umide lì ad Assen ha fatto vedere delle cose incredibili, per cui chissà, potrebbe essere lui il jolly della situazione uscendo dall'orticello Ducati, ecco. Staremo a vedere, sì, la variabile meteorologica sul circuito della Drenthe è sempre dietro l'angolo. Sinceramente io non so fare una previsione, quindi dico ancora Bagnaia per la gara lunga e la sprint, diciamo, staremo a vedere. Avevo detto inserimenti, anche perché veramente la stagione della MotoGP sembra sempre più monomarca Ducati, nel quale c'è Pedro Acosta con la sua KTM del team Gas Gas Tech 3 che si inserisce, perché altrimenti veramente è solo Ducati. Aprilia, io continuo a essere molto deluso dalla casa di Noale, senza quel fantastico weekend di Austin di Vignales, credo che si potrebbe parlare tranquillamente di stagione deludente, perché non lo so, io mi attendevo un salto in avanti di Aprilia in questo 2024, soprattutto dopo quanto è successo negli anni scorsi con una crescita costante, invece quest'anno mi sembra che le aspettative sono state al momento, per ora diciamo almeno, disilluse. Sì, è una situazione che secondo me dipende anche un po' dai piloti, Ale, no? Nel senso che come diceva anche Mauro prima, parliamo di grandi piloti, di ottimi piloti, ovvero Maverick Vinales e Aleix Espargaró, però non mi sembrano quei piloti che sono in grado di dare all'Aprilia quello di cui ha bisogno, cioè un riferimento tecnico che possa portare l'Aprilia a fare quello step in più che in questo momento un po' manca. Quindi almeno questa è l'idea che mi sono fatto. Di conseguenza, mentre parlavamo di Quartararo, poteva essere lui, ecco, un pilota che poteva fare al caso della casa di Noale, o magari potrebbe diventarlo Jorge Martin per le dinamiche di mercato che lo stesso Sanchini spiegava poco fa. Cioè, a me sembra che manchi proprio l'ultimo tassello per fare il definitivo step in avanti, perché la moto di fatto è un'ottima moto, però secondo me c'è un problema nella portarla al limite quando si tratta poi di lottare davvero su tutti quanti i circuiti con Ducati soprattutto. Chiudo dicendo che la moto di Noale è sempre stata una moto che va forte quando le piste offrono poco grip, come ad esempio a Barcellona, però poi invece quando la pista si gomma maggiormente ha maggiori difficoltà e soprattutto poi soffre il confronto con la Ducati, che è il punto di riferimento della categoria. Sì, decisamente, anche perché sì, mi ero dimenticato anche della vittoria della Sprint Race al numero di Aleix Espargaró, diciamo più per gentile concessione di Bagnaia che altro, però sì, va annoverata anche quella. E adesso noi che siamo un po' in là con gli anni, all'inizio degli anni 80 c'era una canzone che si chiamava Just an Illusion, famosissima, e mi sembra che il weekend della Yamaha sia stato un po' questo, perché venerdì avrà dato segnali interessanti, Alex Rins addirittura insidiava il miglior tempo delle prequalifiche, Quartararo fuori dalla top 10 per questioni di millesimi, poi il trend del weekend è decisamente cambiato con sprint race e gara assolutamente anonime, solo per fare due numeri
La gara lunga ha visto Alex Rins chiudere a 23 secondi dalla vetta in quindicesima posizione, Quartararo diciottesimo a mezzo minuto, quindi diciamo che per il momento le novità tecniche, il boost tecnico che era stato tanto citato per la casa di Iwata, non mi sembra troppo efficace, diciamo così. Sì, avevo un po' illuso. Io ti faccio un'altra citazione, Canoro, però Just My Imagination dei Cranberries. Vabbè, chiudiamo la questione delle citazioni Canore. Però Sì. sì, è un problema che chiaramente non si può risolvere in poche settimane, lo spiegava anche bene Sanchini prima, però più che altro è da capire quale sia il progetto e come stia evolvendo il progetto, se abbiano le idee chiare su quali aree intervenire, perché, ripeto, io faccio fatica al momento a intravedere la luce in fondo al tunnel, diciamo così. Sì, è stato un segnale, quasi un fulmine a ciel sereno, quello che ha fatto Alex Rins nel corso delle qualifiche del Mugello, però la moto denuncia sempre delle grosse problematiche, soprattutto nelle zone di massima accelerazione. Mi ricordo, ad esempio, proprio in uscita dalla curva Bucine al Mugello, nell'ultimo settore, era lì dove gran parte del distacco veniva accusato dalla M1 rispetto alle Ducati soprattutto. Quindi è un aspetto che non si può risolvere in poco tempo, vedremo quali saranno i piani e poi noi commenteremo eventuali progressi o regressi della moto giapponese. E come si suol dire, se Atene piange, Sparta non ride, andiamo ancora più in basso, andiamo a parlare di Honda, che ha concluso l'ennesimo fine settimana per un colosso come quello di Saitama, non mi viene altro termine che vergognoso, perché è una moto che per anni, 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 anni ha dominato la scena, lasciando le briciole agli avversari, ieri ha concluso con il seguente score, Takaaki Nakagami e Yoann Mir caduti, perché Mir si è capito, appena prova a spingere un attimo con quella moto finisce nella ghiaia, questo è veramente terrificante. Dopodiché Zarco 19° a 31 secondi, Luca Marini 20° a 32. Io ho l'impressione che in casa Honda tutti i tentativi che stiano facendo, oltre a non funzionare, ma addirittura la moto stia addirittura regredendo, perché ormai è chiaro, Luca Marini rimane in pista il più possibile, perché per sua fortuna non cade, quindi conclude sprint race e gare solamente per archiviare dei dati per i tecnici, perché in questo momento non si può parlare di altro, credo. Sì, è una situazione di grande confusione in Honda. Io ricordo Lucio Come si è stato Cecchinello generoso che... con molta confusione. Sì, vabbè. Perché ricordo più che altro quello che ci aveva raccontato, o meglio, aveva raccontato a Sky Sport Lucio Cecchinello, che appunto fa parte di uno dei team manager più noti della casa giapponese. E lui aveva riferito il fatto che in Honda stanno provando tanti pezzi diversi poi. Tra le varie moto che sono presenti nel circus delle due ruote, però non c'è una chiara indicazione su quale o in che modo intervenire. Mi sembra un po', almeno guardando esternamente, un andare a tentativi, perché non si sa esattamente quale sia la strada. Per di più, la situazione si è sicuramente aggravata con l'uscita di scena di Marc Marquez, che li ha lasciati un po', tra virgolette, a piedi da questo punto di vista, perché ha scelto giustamente dal suo punto di vista di giocarsi le proprie carte con una moto più competitiva, e quindi perdendo un po' il faro dietro il quale si erano un po' nascosti in Honda, adesso si vedono ancora di più le criticità di questo progetto. Quindi onestamente è molto difficile anche giudicarlo dall'esterno, perché non si intravede appunto ancora di più che in Yamaha una parvenza di discontinuità, e solo le concessioni a questo punto potrebbero rappresentare una chance per tornare in auge. Però credo che ci sia anche da fare un discorso di personale, di tecnici che magari dovrebbero essere acquisiti da altre realtà. Si era parlato qualche mese fa anche di un interessamento a Gigi Dall'Igna, che non si sa poi se questa cosa possa mai accadere. Però credo che un ragionamento in Giappone in questo senso lo debbano fare, perché sono rimasti molto molto indietro.
Ormai il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi direi di fare veramente un rapidissimo salto di categoria, aggiungiamo due ruote e passiamo alla Formula 1, dato che nel weekend in arrivo si correrà il Gran Premio del Canada sul circuito intitolato Gilles Villeneuve di Montréal. Dopodiché si andrà al Montmeló per il Gran Premio di Spagna il 23 giugno. Gian Domenico, ho la sensazione che in questi due appuntamenti capiremo se avremo da qui alla fine una corsa al titolo, un mondiale 2024, oppure se Max Verstappen chiuderà nuovamente la sera cinesca, perché tra Imola e Monaco le gare, i circuiti sono stati sempre non troppo indicativi per gli aggiornamenti, quindi se McLaren e Ferrari si dimostreranno competitive ai massimi livelli avremo un mondiale, altrimenti se Max Verstappen tornerà a fagocitare tutti penseremo già al 2025. Sì, io credo che lo snodo fondamentale sarà Barcellona più che il Canada, perché il Canada già è ancora un po' un circuito tra virgolette cittadino, visto che comunque sorge su nell'area di Montreal, dove anche il fattore corduli e le accelerazioni e le frenate andranno indubbiamente a condizionare tutto, e lì vedo ancora McLaren e Ferrari soprattutto che possono insidiare la Red Bull. Per quanto riguarda Barcellona, lì capiremo la bontà delle migliorie apportate alla McLaren e alla Ferrari in confronto alla Red Bull, perché è quella la pista più completa che può certificare la bontà di un pacchetto aerodinamico, perché di questo stiamo parlando. Se Verstappen dovesse vincere a Barcellona, secondo me sarebbe un segnale che il mondiale prenderà ancora una volta la via dell'Olanda. Eh sì, poi tra l'altro si annuncia un weekend a Montreal dal meteo un po' ballerino, perché mettono rischio pioggia per tutti e tre i giorni, quindi una variabile in più. Ultimissima battuta, Gian Domenico, sempre in vista del Gran Premio del Canada. Sappiamo bene, è un circuito con chicane, cordoli, tornantini, ripartenze con accelerazione che fa la differenza, lunghi rettilinei, non lo so, dire che la Mercedes si possa inserire nella lotta mi sembra molto utopistico, non so, ti immagini un guizzo della Mercedes, Aston Martin, o siamo sempre a quelle tre lì, anzi ben venga che ce ne siano tre. Sì, no, è difficile che Mercedes o Aston Martin possano inserirsi, un po' per i problemi che hanno, che sono abbastanza importanti, e non ci sono segnali di discontinuità da questo punto di vista. Non so se poi il meteo poco favorevole alla pioggia possa andare un po' a cambiare le carte in tavola, magari con Hamilton, che sappiamo quando si gira su pista bagnata è in grado di fare una grandissima differenza, ce lo ricordiamo. Però forse solo questo potrebbe essere l'elemento che a mio parere può far uscire un po' dal circolo virtuoso, vizioso, che dir si voglia, di Ferrari, Red Bull e McLaren. Eh sì, direi che la sensazione è quella, però sì, sono in arrivo due fine settimana dal peso specifico indicibile, ne parleremo lunedì prossimo, dato che come detto si correrà il Gran Premio del Canada, poi la settimana successiva saremo liberi tutti, perché non si correrà né in Formula 1 né in MotoGP. Noi rimaniamo che ci si vedrà lunedì. Intanto saluto e ringrazio Gian Domenico Tiseo. Ciao Gian Domenico. Ciao, grazie Ale, alla prossima. Ciao, alla prossima, e non mi rimane che ringraziarvi e salutarvi, rimandarvi a lunedì, come sempre al 19.05 per il momento. Buon proseguimento di serata a tutti, a lunedì. Ciao a tutti.